Ragazze, buongiorno. Anche oggi giornata uggiosissima. Io sono appena rientrata. Stamattina mi sono vista con Sara, siamo state pochino, poi dovevo fare delle commissioni e quindi sono passata da Lidl. Dovevo prendere, appunto, ieri ci eravamo dimenticati, mi pare, i sacchetti del surgelo e ne ho approfittato, ho preso anche altre cosine, ovviamente. Sono partiti altri 50 euro, però sinceramente ho visto anche delle cosine per Ale che potevano servire, quindi ne ho approfittato. Adesso mi spoglio, anche se in realtà ho un paio d'ore scarse, poi esco di nuovo e vado a prendere i bambini a scuola. Quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Tanto per cominciare accendiamo tutte le luci, perché non si vede un tubazzo, e aspettate, e vi posiziono qua. Allora, ho preso due salvascrivania, uno per me, uno per i bimbi. Per me ho preso questo perché io adoro il rosa, anche era l'unico rosa che c'era. Poi mi piacciono un sacco gli unicorni e c'è anche la bimba che balla, che mi ricorda un sacco Alessandra, quindi l'ho presa. È una salvascrivania, appunto, anche qua volendo avete una taschina per metterci dei foglietti, insomma qualcosina, e poi anche il copri PC mio del lavoro è rosa, quindi ci stava bene. Costa 2,50 e per i bambini ho preso questo. Mi piaceva anche per Alessandra, per farle un po' vedere il mondo con tutti gli animali tipici, con scritto appunto Sud America, Nord America, l'Oceano Atlantico, l'Orso Polare quassù, l'Antartico, l'Oceano Indiano, insomma. Mi piaceva, qualcosa insegna, insomma, quindi glielo metto poi su sulla scrivania, dopo lo andiamo a mettere insieme. E poi invece da Lidl ho preso anche delle cosine, nel senso, allora, per me e Riccardo ho preso questi perché oggi abbiamo ospiti, aspettate, quindi ho preso questi per me e Riccardo perché col fatto che ci stiamo tenendo volevamo evitare, ho preso queste per i bimbi, insomma, da avere qualcosina da offrire, ho anche della torta, tra l'altro, che avevo fatto l'altra volta. Poi ho preso il succo d'arancia senza zuccheri aggiunti, ho preso un tè al limone zero, poi ho preso questo l'Isoform, ve l'ho fatto vedere in qualche clip, appunto l'Isoform pulito igiene, tutto in uno, aiuta a rimuovere germi e batteri, se devo pulire dei giochini va bene anche per l'uso quotidiano, appunto sanificare cose, giocattoli, dice, oggetti per bambini, anche bagno e WC, aree dove si cucina, va un po' per tutto, quindi alla fine ho preso questo qua. Poi c'era in cassa la linea Nivea, sapete che io la amo, ho anche lo struccante di questa stessa linea, quello nero,
Adesso sto finendo quello della Clinians Kyosu, che è un bifasico molto valido, mi piace molto anche quello. E le ho prese 2 euro, 2 euro e qualcosa per trucco waterproof e long lasting, senza sfregare, 0% residui oleosi, protezione ciglia, eccetera, eccetera. E quindi ho preso questo. Poi abbiamo l'albume, essendo appunto che abbiamo ripreso a tenerci un po', volevo eliminare anche i tuorli per un po'. Poi ho preso questo sugo pronto da avere, semplicemente per quello, per quando uno ha un po' di corsa. Dischetti finiti, li avevo proprio terminati, quindi li devo proprio prendere, meno male che me li sono ricordati. Idem pasta corta, è più cara, però a me piace quella Barilla, ragazze, cioè non ce n'è, non ce n'è, ma quelle, le sottomarche, non lo so, le trovo pastose, cioè per quella volta che mangio la pasta, e ne mangio anche poca adesso, la voglio buona, quindi ho preso Barilla. E poi abbiamo, mi stanno arrivando una caterva di notifiche di voti di Federico, quindi ogni volta vado a vedere, adesso c'è l'applicazione. Però è tutta la mattina che mi suona. Ho preso questi slip da bimba, visto che così li scambio con alcuni, i più vecchi, diciamo. Queste qua sono 100% cotone, 4-6 anni. E ce ne sono 4 paia. Adesso dopo poi gliele vado a lavare. Poi abbiamo, sempre per Ale di abbigliamento, le ho preso questi calzini di Peppa Pig. Sapete che lei adora Peppa Pig. Stesso discorso dello slip, vado a scambiare con quelli un po' vecchiotti, così facciamo fuori. Ho preso 31-34, anche se lei ha un 31 abbondante, o un 30, scusate, abbondante. Però avevo paura che il 27-30 l'ho guardato e mi sembrava troppo piccolo, cioè il suo piede era un pochino più lungo, vero che è un calzino, però ho preferito andare più sul comodo. L'ho preso un po' più grande. Poi cereali questi qui, perché quelli là che ho preso all'Eurospin non mi fanno impazzire. Quindi ho provato questi qua della Lidl, diversamente passerò a quelli Kellogg's se neanche questi mi piacciono, però questi qua convengono nettamente perché costano, erano ribassati a 1,99 euro, invece quelli della Kellogg's mi pare 3,99 euro, quindi se mi trovo con questi va benissimo. Poi abbiamo la tinta, ho preso la tinta Castano Scuro, la 4.0, da avere poi per la ricrescita che tra un po' devo rifare, il digestivo, l'effervescente che avevamo terminato, i fatidici sacchetti del gelo, io non so veramente boh, la gente come acquista, come compra, cioè c'erano tutti. Ce n'erano 5-6 rimasti di questi perché sono quelli con le zip, tipo quelli dell'IKEA, quindi sinceramente non andando all'IKEA tutti i giorni perché è distante, mi interessava perché sono quelli che si possono chiudere, ci puoi mettere anche altre cose, non per forza gli alimenti, quindi ho detto ottimo anche per dare la merenda ai bimbi, no? Lo sfruttano 2 o 3 giorni. Erano tutti disastrati, tutti tirati fuori, tutti aperti. La gente deve vedere come sono. Cioè, dico, c'è la foto, no? È un sacchettino, c'è scritto da 1 litro, c'è anche la misura. Cosa, cioè, posso capire aprirne uno, ma aprirne 4 mi sembra veramente maleducazione. Anche questo era così, l'ho trovato così. L'ho preso lo stesso perché comunque erano messi bene dentro, non erano tirati fuori e vabbè, mi servivano e mi piacevano, li ho presi. Però, voglio dire, ogni volta trovo tutto, anche le felpe, tutto aperto, tirato fuori, una tirane fuori, una per taglia, ci sta, ma tutte. Comunque, sacchi, questi sono i miei preferiti. E poi c'era il reparto tutto cartoleria, Bic, eccetera. E ho preso questi, che sono dei tipo delle penne evidenziatori, visto che adesso riparto con l'agendina, che è gennaio con quella nuova, volevo far tutto carino. Sapete che quando si inizia si fa tutto carino, poi va tutto a scatafascio, però non importa. Tra l'altro, l'altro giorno ho fatto un pensierino a Fede, gli ho preso una penna un po' particolare per la scuola, però ce l'ho in macchina, l'abbiamo dimenticata in macchina. E quindi magari quando vado a prenderlo ve la faccio vedere. E nello stesso tempo mi sono presa una penna di Harry Potter molto molto carina. Quella ce l'ho solo già in
incastrata nell'agenda nuova e dopo ve la faccio vedere perché merita, è veramente carina. E la volevo nera, visto che ho tutte penne blu in giro, volevo una penna nera come si deve per l'agenda e quindi dopo ve la faccio vedere. Niente, vado a sistemare queste cosine e ci vediamo tra poco. Avete presente quei momenti di non ho voglia di fare niente? Ma niente, neanche sistemare la spesa è ancora lì. Io ho guardato due minuti di un video che seguo, di una che seguo, che è Chiara Paradisi. Non sto a negarvi chi seguo, chi no. E stavo guardando il mukbang perché a me piacciono un sacco i mukbang, mi rilassano e so che piacciono tanto anche a voi, infatti mi piacerebbe tornare a rifarli. E infatti vi ho messo un ask dove vi ho chiesto di farmi delle domande su Instagram proprio perché vorrei, se ci riesco, non garantisco, ma vorrei farlo, cioè rispondere, vorrei rispondere con un mukbang, ci proverò. Comunque io vi dico la verità. Non sono clementine queste. Vabbè, io adoro le clementine, quelle senza i semini, mi danno noia i semini, in ogni tipo di frutto, in ogni tipo di cibo, odio spine, odio semini, tutte cose noiose, però vabbè. Ok, no, questi mandarini, non mi piacciono. Comunque, mi sarei mangiata il mondo in questo momento, solo che sono le 11:20, io per mezzogiorno conto di pranzare. Non mi piace. No, per niente proprio. Anche il gusto, vabbè. Mamma mia. Anche il piacere di un mandarino. Quindi vi dicevo pranzo, pranzo da sola per mezzogiorno. Così poi tanto Ale ha già pranzato. Pranzeranno poi Ricky e Fede quando Fede torna, perché così io mentre loro pranzano finisco di sistemare un po' casa, insomma, le ultime cosine e stop. E quindi un momento di defiance, come si dice, un momento di... Ma tutto questo perché stamattina comunque mi sono svegliata molto molto presto per pulire casa, perché non volevo tornare, non sapevo che ora tornavo tra una cosa e l'altra, e quindi ho preferito togliermi il pensiero, quindi ho pulito, ho fatto i letti, ho spirato, ho fatto tutto stamattina. Adesso mi metto a fare anche il camino, lo preparo già così intorno alle 5, così lo accendiamo. E boh, così oggi sono tranquilla. Adesso devo fare anche l'anteprima del vlog che è già caricato su YouTube, ho caricato ieri sera, che uscirà oggi. È un bel vlog di mezz'ora, poi anche carino, abbastanza vario, devo dire la verità. Anche se per assurdo, quando io reputo un vlog noioso, voi mi dite no, invece mi è piaciuto tantissimo. O magari il vlog che per me è bello attivo, non ve lo filate, ecco. Quindi non c'è più una regola, io faccio quello che riesco. Io veramente a volte ci penso a stare senza video, senza di voi, cioè mi sento vuota. Anche oggi ho detto, ma sì, non giro oggi, mi riposo, me la prendo per me, perché ogni tanto ci vuole prendersi un giorno anche solo, no? Di pausa. Poi comunque tenete sempre conto che c'è anche il lavoro e quindi non sempre è facile gestire tutto. Però siamo all'inizio dell'anno, diciamo che il periodo di fuoco è stato dicembre. Adesso sono un attimino più tranquilla, le consegne che dovevo fare le ho fatte inizio anno anche, quindi tutto fatto. Adesso c'è anche l'obbligo della fattura elettronica, quindi ho dovuto un attimo anche capire con l'agenzia delle entrate e il commercialista come gestire la cosa, perché bisogna sempre imparare, non si smette mai di imparare perché ci sono sempre regole nuove, cose nuove, però ce l'ho fatta alla fine della fiera. E quindi ho consegnato tutto. Adesso in questo mese sono un po' più tranquilla. Infatti, vedete che sto cercando, ma voglio cercare di organizzarmi al meglio e cercare di essere
presente sempre per voi. Anche nelle feste ho cercato di esserci, insomma, bene o male. Sono contenta che sto imparando a gestire bene tutto. Poi adesso parto anche di nuovo con l'agenda, quindi ci si riorganizza bene tutto quanto. E basta. Quanto chiacchiero, oggi ho voglia di chiacchierare, però insomma, morale della favola, tutto sto giro di parole per dirvi che oltre che appunto il fatto che il mandarino sia inquietante, infatti non so se ho beccato il mandarino sbagliato, ma in realtà sembra buono, non mi va forse, non mi gusta, c'è un gusto strano. Vabbè, sono freschi, li abbiamo comprati ieri, mi ha fatto spesa ieri, comunque vabbè, quello che volevo dire è che senza video non mi ci vedo, ormai siete la mia famiglia, i miei amici, sicuramente anche altrettanti nemici, ma come si suol dire, tieniti stretto i nemici e meno gli amici. Nel senso che vibra, temo è un'ossessione, arrivano notifiche continuamente. Non so neanche che senso abbia questo discorso, ma vabbè, vi voglio bene, morale della favola, vi voglio bene, love, love. Ragazze, buongiorno. Ieri non sono più riuscita a terminare il video, tra una cosa e l'altra, non sono neanche stata proprio benissimo ieri, quindi insomma ve lo continuo per qualche minuto oggi, poi ne inizierò un altro perché appunto devo parlarvi di una cosa e lo farò però nel prossimo perché in questo sennò diventerebbe magari troppo lungo e in più devo anche girare il video ask perché mi avete riempita letteralmente di domande anche molto carine, quindi vi ringrazio su Instagram questo, quindi se non mi seguite su Instagram seguitemi perché cerco sempre di coinvolgervi con domande, con storie, magari cose anche inedite che magari su YouTube non ho messo, insomma. Niente, detto questo, ho acceso la stufetta, sono arrivata, ho fatto colazione, infatti là ci sono i miei cereali. Ho fatto un latte bianco semplicissimo con due goccine di dolcificante e cereali, quelli che ho comprato integrali, una cosa del genere. Adesso devo andare su perché a parte che vi voglio far vedere come ho sistemato il tappetino sotto al computer. Sapete che avevo preso quel salva scrivania da Lidl a 2,50 euro, veramente pochissimo, e l'ho preso anche ai bimbi che sono rimasti felicissimi, però il mio mi piace veramente tanto, era l'unico che si poteva adattare perché gli altri avevano le letterine, appunto il mappamondo con le cose da imparare, e l'unico un pochino che si poteva adattare da questo che ho preso rosa con l'unicorno. Adesso comunque vi faccio vedere come sta, tanto devo salire ad inviare del materiale a una cliente e a inviare una fattura elettronica perché adesso è cambiato tutto, c'è la fattura elettronica e quindi se si ritarda si incorre anche in una multa. Quindi è cambiato tutto, la marca da bollo non si compra più in tabaccheria ma ti mandano l'F24, insomma. Altri cambiamenti, cioè fai tempo abituate a delle cose che te ne mettono altre, fantastico. Ragazzi, vi faccio vedere ancora il tappetino. Guardate che carino, poi funge anche da tappetino per il mouse. Di là ho anche il tappetino se devo andare da altre parti, se no qui ho questo, mi piace un sacco. Là ci sono i dolcetti, ma non vi preoccupate, non li mangerò, anche perché sono quelli che mi hanno regalato i miei per Natale dentro l'astuccino per portapenne di Natale che ovviamente ho messo nella scatola di Natale, quindi non c'è, lo ritirerò fuori l'anno prossimo.
Poi lì c'è Aaron Squishy, la tazzina con Aaron che mi regalò, stile Starbucks che mi aveva regalato Fede, e questo Ricky e San Valentino dell'anno scorso, questi sempre Ricky all'anniversario insieme alla, a questa qua, Instax Mini, e basta, qua c'è il mouse, il computer, vabbè, l'agenda, le cose che utilizzo di più. Io vi saluto qua ragazze anche perché vorrei iniziare un altro vlog, anche perché vi devo dire cosa mi arriva oggi, assolutamente ve lo devo dire. E basta, mi do una sistemata e volo anche perché devo portare un pacco di Vinted che ho venduto un giubbotto che non mi è mai stato, granché bene, un po' giusto, e avevo ancora l'etichetta, l'ho venduto su Vinted, sono molto contenta. Quindi ho tirato su due soldini per comprare altro. E basta, vi mando un bacione e ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao!